Vince ancora il Bari, e lo fa con una rete di Sibilli a 10 minuti dal termine. Marino recupera Maita per la panchina e punta ancora su Nasti e Diokwali, terminali offensivi con Sibilli a sostegno. Sucek vince il ballottaggio con Matino in difesa. Viali rimpiazza lo squalificato Vicario con Barosi, Nestorovski, Rodriguez coppia d'attacco, Caligara e Falzerano sulle corsie laterali, Beje in difesa. Nessun gol e poche emozioni nella prima frazione al San Nicola, dove il Bari, partito fortissimo, si è spento con il trascorrere dei minuti, forse complice il gioco spezzettato. Sblocca il match a 10 minuti dal termine Sibilli. Maita lancia l'ex Pisa che parte dalla propria metà campo, opera un paio di dribbling e batte Barosi di destro. Vittoria pesante dei biancorossi che conquistano la prima vittoria della stagione davanti al pubblico di casa e agganciano la zona playoff. L'Ascoli non ha concretizzato le occasioni nel primo tempo e perde la seconda gara consecutiva.